Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e soprattutto buon 25 aprile. Siamo qua ospitati dal Circolo dei Lettori che ringraziamo per un dialogo. Io ho solo il compito di provare a moderarlo tra due storici tra i più importanti che ci sono oggi in Italia. C'è Simona Colarizzi, che è una docente di storia contemporanea che ha dedicato al Novecento italiano moltissimi lavori, e Luciano Canfora, che invece è un antichista, ma che, come dire, non disdegna affatto di proporre incursioni anche sulla storia contemporanea, come il suo ultimo lavoro, La Metamorfosi, dedicato alla storia del Partito Comunista Italiano, insegna. Il tema di oggi è il 25 aprile, ma nello specifico è che cosa il 25 aprile rappresenta. Il titolo che è stato scelto, Libertà non è una parola semplice, credo che spieghi bene quello che cercheremo di fare oggi in questo incontro, cioè cercare di capire cosa è arrivato con il 25 aprile, e che mondo nuovo è stato inaugurato dalla liberazione appunto del 25 aprile del 1945. Cosa significa essere privati della libertà? Cosa significa cercare di riconquistarla? Cosa significa riconquistarla? E che tipo di sfide questo apre davanti ai nostri occhi? Per questa ragione avremmo pensato a una struttura che in qualche modo ripercorra quel ventennio abbondante, così cruciale per la storia di quello che era il giovane Regno d'Italia e che adesso è diventata la Repubblica Italiana. Appunto, interpellando i nostri due ospiti su questa parola così densa di significati che vengono da molto lontano, come certamente ci dirà il professor Canfora. E allora la prima domanda è quella che, come dire, più ci trascina poi al senso dell'antifascismo storico, delle sue lotte e poi dell'esperienza resistenziale, cioè partirei con la professoressa Colarizzi. Il ventennio, che tipo di libertà ha negato agli italiani e alle italiane, e in che modo, attraverso quali strumenti, e che tipo di paese era l'Italia prima, l'Italia liberale? Per cui noi tendiamo, c'è una domanda nella domanda, noi tendiamo appunto a vedere tutte quelle libertà che il fascismo ha negato come libertà in qualche modo che dovrebbero essere garantite e universali. Forse spesso viene un po' mitizzata anche la storia dell'Italia liberale, perché non tutte le libertà a cui noi siamo abituati adesso c'erano appunto prima del ventennio fascista. Per cui appunto la domanda è che tipo di terremoto è stato sulla questione delle libertà il fascismo nella storia d'Italia? Dunque, partire da lontano mi sembra molto interessante perché non ci possiamo limitare a un discorso diciamo della libertà di cui vengono privati tutti gli italiani, a partire dall'avvento del fascismo al potere e anche prima, devo dire, dell'avvento del fascismo al potere, anche questo è importante. Cioè non bisogna andare nemmeno tanto, tanto indietro nel tempo. Sappiamo benissimo che l'evoluzione di uno Stato liberale, appunto, che diciamo garantisce alcune libertà, ma tutta la storia del movimento operaio, ma anche la storia del movimento cattolico, dei primi movimenti cattolici, è una storia di ricerca di libertà, di associazione, per esempio, senza andare troppo lontano, o la libertà di sciopero, o la libertà stessa di stampa, sono libertà che non erano assicurate a tutti i cittadini. Vogliamo dire un'altra libertà che fino al 1913 è stata assicurata, non è stata assicurata nemmeno nel 1913 a tutti i cittadini, che è la libertà di voto, naturalmente, che nel 13 abbiamo solo il suffragio universale, tra virgolette, che è una delle parole che mi dà più fastidio, è solo maschile, naturalmente, poi con altre limitazioni, naturalmente. Ecco, tutte queste libertà sono libertà cosiddette libertà borghesi, attenzione, che non erano però nemmeno tutelate. Con la prima guerra mondiale, un tentativo di allargare queste libertà c'è stato, e nello stesso
tentativo di allargare queste libertà, cioè di passare da un regime liberale a un regime democratico, ha provocato una reazione pesante che è il fascismo. Per arrivare all'Italia fascista, perché sennò la storia diventa troppo lunga, io vorrei a ricordare che ci sono delle libertà che vengono già violate prima ancora il fascismo vada al potere, prima ancora della marcia su Roma, prima ancora dei governi Mussolini, prima ancora delle leggi speciali, dove tutte le libertà vengono eliminate. Ed è la libertà, è il diretto portato della violenza. Cioè, la violenza che reprime le libertà, che le cancella. E mi riferisco non solo alle, diciamo, alle elite. Sappiamo benissimo, per esempio, che, qual è la pressione anche che viene fatta sui dirigenti dei partiti, sui dirigenti dei partiti, sui dirigenti dei giornali, eccetera. E questo poi ne parliamo un secondo solo. Ma quello che a me interessava sottolineare è che nella storia del cosiddetto fuoriuscitismo antifascista, cioè quando inizia la fuga dall'Italia, una fuga coatta ovviamente dall'Italia, e perché si è scatenata la violenza fascista. È molto interessante, ci sono stati degli studi molto interessanti che hanno legato l'emigrazione, cosiddetta emigrazione da lavoro, dei primi anni dal 1920 al 1922, quindi pre marcio su Roma, al fatto che nei luoghi, dal fatto che essendo il fascismo, lo squadrismo, i fasci di combattimento, l'obiettivo era quello di cancellare le organizzazioni socialiste, le organizzazioni del movimento operaio, si è scatenata anche una violenza locale dove non era poi più possibile vivere. Per cui i capi delle leghe, i quadri, il direttore, il presidente della Camera del Lavoro, ma parlo anche di piccolissime realtà, è costretto ad allontanarsi. Con la marcia su Roma, naturalmente, poi diciamo c'è la violenza usata legalmente, che però è restrittiva delle libertà. Con la marcia su Roma e a poco con le leggi fascistissime, la privazione della libertà è sempre legata, prima ancora delle leggi fascistissime, è sempre legata alla violenza. Libertà di stampa teoricamente c'è, ma dal 1923 in poi il Corriere della Sera, parlo del Corriere della Sera, cioè di un giornale borghese, non parlo neppure dell'Avanti, il Corriere della Sera non può più uscire, e così via, perché la violenza è tale che queste libertà poco a poco vengono negate, così come viene negata la libertà di parola, tutta l'intimidazione che a partire dagli assassini dei dirigenti socialisti, i miei arresti di tutti gli oppositori, e si scatena poi anche nei confronti di chi solo alle libertà borghesi aveva affidato il compito di tutelare il resto delle libertà. Credo di aver preso tutti i miei 5 minuti. Sì, ho presi benissimo. Chiederei anche al professor Canfor di intervenire su questo. Direi che appunto il nodo centrale è cos'era l'Italia liberale, poi anche la gradualità con cui il fascismo, come dire, sempre glorificando la violenza come valore, oltre che come strumento per imporsi sulla popolazione italiana, alla fine, come dire, è riuscito a solidificare il suo potere intorno alla negazione delle libertà, quelle che c'erano e quelle che ancora non c'erano. Prego, professor Canfor. Certo. Direi che il punto più rilevante in questa riflessione sia proprio la natura dello Stato pre-fascista, che va considerato molto da vicino, cioè senza miti. Faccio riferimento sommariamente alla discussione accesa ma rispettosa tra Parri e Croce all'apertura della Consulta nazionale nel settembre del 45,
quando Parri dice ora comincia la storia democratica dell'Italia e Croce dice no, lo era già prima con l'Italia liberale. Aveva ragione Parri naturalmente, però riesco bene a capire la reazione quasi infastidita di Croce. Consideriamo da vicino, un testo fondamentale sarebbe le leggi di pubblica sicurezza. Se uno legge le leggi di pubblica sicurezza dell'Italia liberale, anche alcune del codice Zanardelli, quindi di una persona considerata illuminata, si rende conto che il tasso di repressione preventiva rispetto ai reati d'opinione è altissimo e siamo in un periodo definito più o meno di libertà, dove le libertà sono un minimo di libertà, non un massimo. Uso questa espressione riferendomi ad un famoso libro riguardante la Libertas Romana di uno studioso polacco che si chiamava Wirzubski, di 70 anni fa, il quale notò giustamente che la eleuteria greca era un massimo di libertà e la Libertas Romana era un minimo di libertà. È una formula molto sintetica, ma serve a capire come in quella parola ci possono essere contenuti e attuazioni molto diverse. L'altro punto da mettere in luce, secondo me, è l'appesantimento fortissimo delle leggi repressive con il crescere del movimento operaio, che è l'unico vero problema dello Stato liberale, perché è l'unico vero partito in senso pieno. Le consorterie liberali che vincono sempre le elezioni nei collegi uninominali non sono partiti politici, sono camarille di potere, pezzi della borghesia che si organizza. Poi c'è la massoneria che è il vero partito della borghesia, come diceva Gramsci. Mentre il partito moderno è il partito operaio, il partito socialista. Quella è la grande novità. Contro il partito socialista c'è un armamentario repressivo e preventivo non forte come quello delle leggi di Bismarck, ma insomma abbastanza simile, e addirittura la situazione si aggrava durante la guerra. Quindi la guerra nella quale il re porta il paese nel maggio del 15 è un campo sterminato per reprimere ulteriormente le libertà. Il Parlamento non si riunisce, la stampa è sotto censura, eccetera. Per cui quando Mussolini riceve l'incarico di fare il governo nell'ottobre del 22, per l'establishment liberale c'è quasi una continuità, non c'è una rottura. Entrano nel governo Mussolini in massa esponenti liberali, persino del Partito Popolare, alcuni, rimangono fuori i socialisti, i comunisti, che sono pochi, sono gli unici che restano fuori. E per Giovanni Gentile c'è una perfetta continuità tra lo Stato liberale e il fascismo. Quindi questo elemento va sempre posto in rilievo, la frattura radicale, formale, sono le famose leggi del novembre 26, ovviamente. Però l'antefatto, e qui mi fermo per non dilungarmi, è stato molto sintomatico l'arresto, una retata molto ben fatta, di tutti i dirigenti del Partito Comunista nel febbraio 23. Mussolini ha la fiducia alla Camera il 19 novembre del 22 e a gennaio del 23 scatta già questa operazione, vanno dentro Bordiga, Grieco e tanti altri, non quelli che si trovavano fuori d'Italia. Continuità anche della polizia. Sono gli stessi funzionari di pubblica sicurezza che erano sotto lo Stato liberale e esercitano questa pressione nei primi anni del fascismo. Col 26 cambia tutto. Ecco, questo mi dà un po' l'assist per usare una metafora calcistica per parlare invece di discontinuità. Io naturalmente farò una fuga in avanti che mi potrete anche poi
Potete tentare anche di riprendere parlando dell'antifascismo storico, della lunghissima esperienza appunto ventennale dell'antifascismo storico e di quella agguerrita e nutrita minoranza, ovviamente è stata una minoranza che appunto al fascismo si è opposta fin dall'inizio e che poi quando c'è la resistenza nei 20 mesi tra il 43 e il 45 spesso si è trovata un po' a dirigere le masse di giovani che, soprattutto renitenti alla leva, che affluivano in montagna, nelle campagne, in città per combattere l'ultimo fascismo e l'alleato nazista. Però, appunto, parlando di discontinuità, mi preme sollecitarvi sulla questione, appunto, dell'idea di libertà che, appunto, erede della lunga riflessione dell'antifascismo storico, inizia a essere elaborata all'interno della Resistenza. C'è un enorme dibattito su questo, c'è questa frase folgorante di Roberto Battaglia, che è il primo storico della Resistenza italiana, che nel suo libro di memorie, edito pochi mesi dopo la liberazione, scrive: Nati come fuorilegge, tendevamo alla legge. Avevamo bisogno di darci delle nuove regole sia durante la lotta che per il mondo di domani. Questo credo che sia un tratto commovente dell'esperienza appunto della guerra partigiana. Giuseppe Filippetta ha di recente titolato un suo libro L'estate che imparammo a sparare, il sottotitolo è Storia partigiana della Costituzione, in cui si interroga appunto su questo anelito di libertà che si fa anche molto concreto nella lotta, e forse l'esperienza più emblematica è quella delle zone libere delle repubbliche partigiane, dove per qualche settimana o per qualche mese in effetti si può tentare di immaginare nella concretezza delle quotidianità e nel normare anche la nuova quotidianità un mondo diverso in cui, per fare l'esempio più eclatante e per ridare la parola alla professoressa Colarizzi, siano incluse anche le donne. Le donne possano partecipare per davvero alla vita, ma non siano quel universale, tra virgolette, di cui si parlava prima, ma siano in effetti come sono parte della società. Per cui, appunto, vi vorrei chiedere, partendo di nuovo dalla professoressa Colarizzi, cosa succede in quei 20 mesi tragici, ovviamente, ma anche immensamente entusiasmanti, che poi portano al 25 aprile, che noi oggi qui ricordiamo. Sì, sono quei 20 mesi, sono cruciali naturalmente, e sono cruciali perché portano una specie di scuotimento totale su una popolazione che è rimasta relativamente immobile naturalmente. Il problema è che secondo me, perlomeno a mio giudizio, non si può assolutamente parlare dei 20 mesi resistenziali senza guardarci alle spalle, per quei pochi, certo, pochissimi antifascisti, se vogliamo solo fare un discorso quantitativo, ma il discorso non deve e non può essere quantitativo. C'è un discorso qualitativo, naturalmente, che è quello fondamentale, perché in quei lunghi anni si elabora proprio il concetto di libertà. Nel momento in cui si chiede, e questo vale ovviamente sia per gli esponenti del movimento operaio, sia per gli esponenti del movimento liberale e dei nuovi movimenti democratici, naturalmente, cioè sul significato di libertà. C'è una frase molto interessante, secondo me, che ci dice, per esempio, tutto il ripensamento che c'è nelle file del socialismo, in cui si comincia a discutere, ma noi il fascismo, reprimendoci, levandoci la libertà, ci ha tolto qualcosa che non era ancora noi, attenzione. Noi non avevamo ancora fatto un discorso vero su che cosa significavano le libertà, tranne nel discorso, ovviamente, di un mondo socialista in cui tutte le libertà sarebbero state date per scontate, cioè si comincia a mettere quello che è le libertà, il concetto di libertà, quelle che possono essere le garanzie delle libertà, cioè lo Stato di diritto come garante delle libertà, ed è questo, secondo me, la grande eredità che poi viene data alla Costituzione.
sulla Costituzione e ai costituenti per creare le garanzie per le libertà. Detto questo, certo che è un'ondata di grandissimo entusiasmo poi proprio su questo problema delle libertà, perché la guerra e l'occupazione tedesca è l'ultimo fascismo, e il vero fascismo, non è che voglio fare una distinzione di merito, quello che poi scatena la reazione alla libertà. La libertà è un istinto, innanzitutto, prima ancora di essere un concetto. È un istinto, per cui diciamo la popolazione che si rivolta, la popolazione che prende le armi, a quel punto diciamo le masse, anche se non voglio entrare nel numero dei resistenti o dei non resistenti, ma la stessa popolazione che li appoggia, appoggia la resistenza, pensiamo appunto alle repubbliche partigiane. Certo, le repubbliche partigiane sono un momento di invenzione di una libertà, di una libertà, ma anche di uno Stato. Già si comincia a pensare che è lo Stato che garantisce le libertà, quindi è già qualcosa di molto più maturo. Ma diciamo, nella resistenza, la resistenza corale, la resistenza popolare, senza ritirare fuori le zone grigie, ma insomma c'è qualcosa che è istintivo. La libertà da un'oppressione, e questo vale ovviamente per le resistenze di tutta Europa. Sì. Prego, professore, vada in scia, vada in scia, che la sento carico. Questo condivido pienamente. Il concetto centrale si è venuto ora sviluppando sia nella domanda che nella risposta. E cioè la scoperta anche da parte dell'antifascismo di sinistra, diciamo socialista e comunista, dell'importanza di alcuni valori che nello schematismo, chiamiamolo classista, non saprei quale altro aggettivo trovare, erano trascurati o considerati irrilevanti. La cosa poi si complica pensando ai referenti internazionali espliciti, no? Perché per il movimento comunista, per esempio, c'è il problema dell'Unione Sovietica che diventa un protagonista centrale della guerra, che è una guerra di liberazione dall'occupazione tedesca, e al tempo stesso però è uno Stato nel quale moltissime libertà sono limitate in omaggio ad una visione, chiamiamola, di lotta di classe permanente, no? Come nella teoria anche staliniana, la lotta di classe continua anche dopo la presa del potere da parte della classe operaia, eccetera. Quindi questo punto di vista entra in collisione con un'idea dolorosamente vissuta in prima persona, cioè dell'aver perso quelle libertà nel proprio paese. Quindi non mi stancherò mai di ripetere che il movimento comunista ha trasformato molti suoi parametri e punti di vista, approdando alle forme esplicite del dopo liberazione, esattamente attraverso la lunga notte del fascismo. Questa mutazione è fondamentale, e in questo c'è anche un possibile diagramma alla contrapposizione aspra contro giustizia e libertà negli anni 30 e negli anni dell'esilio in Francia o altrove, e invece la collaborazione è sempre più stretta con giustizia e libertà e ovviamente col Partito Socialista nei 20 mesi della guerra di liberazione, che non è un fatto tattico, c'è un avvicinamento sostanziale di pensiero, di prospettiva, e qui ci sono i fondamenti della collaborazione di quelle tre forze fondamentali nel lavoro alla Costituente. A questo va aggiunto però un altro soggetto importante, in Italia importantissimo, e cioè il Partito Cattolico, che a sua volta si trasforma attraverso l'esperienza del fascismo, e quello che gli esponenti della neonata Democrazia Cristiana scrivono durante la lotta di liberazione e subito dopo è diversissimo da quello che i loro più anziani fratelli scrivevano
nel Partito Popolare fino a che è stato in vita e non è stato messo fuori legge anch'esso. Addirittura si potrebbe dire un estremismo di ispirazione cristiana su problemi sociali si coglie nel lessico di alcuni esponenti cattolici più accentuato che di altri esponenti dei partiti di sinistra. Anche questo è uno dei nodi del lavoro della Costituente. Ecco, di nuovo un tema centrale anche questo, per cui arriviamo, planiamo sull'eredità dell'antifascismo storico e della lotta partigiana che è incarnata nel caso italiano appunto in una carta che è la nostra carta costituzionale. Il professor Canfora ha giustamente ricordato e ci tengo a sottolinearlo come appunto l'antifascismo arrivò compatto agli ultimi mesi di guerra civile e di guerra di liberazione, raggiungendo quella che gli storici chiamano l'unità antifascista, all'interno della quale stavano, diciamo, coloro che inquadravano i tre quarti dei combattenti, cioè i comunisti e gli azionisti, circa la metà appunto erano nelle Garibaldi, circa la metà dei combattenti stava nelle Garibaldi e l'altro, come dire, l'altra anima importante era il Partito d'Azione, ma anche tutti gli altri che poi avrebbero acquisito, come dire, centralità man mano che l'Italia repubblicana prendeva piede. Appunto, noi parliamo di rottura dell'unità antifascista, complice anche e soprattutto la guerra fredda, una manciata di mesi dopo l'approvazione della Costituzione, che però rimane, a mio avviso, e immagino anche a vostro avviso, ma su questo vi vorrei sentire, una conquista davvero commovente. Con un potenziale di rottura sia con ovviamente con l'Italia fascista, sia con la storia precedente appunto che abbiamo affrontato nella prima parte della nostra conversazione, che però secondo molti rimane in parte o in gran parte incompiuto, cioè una rottura mai consumatasi per davvero. Non so se questo si può spiegare con il fatto che appunto per le ragioni anche geopolitiche, gli ex alleati si trovano infine avversari nella neonata democrazia, nella neonata repubblica, oppure se ci sono anche altre ragioni un po' più profonde che come dire, che riguardano anche la storia delle ideologie politiche che viene un po' più da lontano. Su questo, di nuovo, seguendo l'ormai rodato meccanismo, chiederei prima di intervenire alla professoressa Colarizzi e poi direttamente in scia, se vuole, al professor Canfora. Allora, sì, ovviamente la Costituzione segna una rottura irreversibile. E siccome nei processi storici noi dobbiamo individuare i momenti di rottura, ma anche i momenti poi di continuità, la rottura costituzionale è una rottura, e la rottura repubblicana, attenzione, perché dobbiamo metterle insieme le due cose, non solo perché avvengono nello stesso giorno, ma perché è una rottura, la rottura costituzionale è possibile ed è così netta proprio perché c'è anche la rottura istituzionale con la monarchia. Queste due rotture sono irreversibili, però noi ovviamente ci dobbiamo chiedere perché, nonostante queste rotture siano irreversibili e nonostante che la Costituzione sia una Costituzione, diciamo, democratica, adesso non voglio ripetere le solite cose, però è una Costituzione molto avanzata rispetto a che cosa. E qua arriviamo al momento della continuità. Perché è avanzata questa Costituzione? È avanzata rispetto al paese. Questo è un paese, e io non lo dirò mai troppe volte, questo è un paese che non ha mai conosciuto la democrazia. Su questo ha perfettamente ragione Canfora quando dice: ma lo Stato liberale non è uno Stato democratico. Ovviamente sono totalmente d'accordo. La popolazione, la massa della popolazione, la democrazia non l'ha mai conosciuta, non sa che cos'è. Non gliel'hanno insegnato i partiti di classe, non gliel'ha insegnata l'elite liberale. È un paese molto giovane e ancora non riesce nemmeno a sentirsi una nazione, perché il problema della nazionalizzazione delle masse è molto forte.
Quindi è un paese che ha vissuto 20 anni di fascismo, cioè quei pochi germi di democrazia che potevano essere nati nel primo dopoguerra, si sono andati a spegnersi. È un paese che ha però questa Costituzione. Perché si riesce a fare questa Costituzione? Ma per i partiti. Cioè i cittadini italiani entrano nei partiti. I partiti, come abbiamo cercato di accennare in questa nostra conversazione, gli anni 20, socialisti, comunisti, cattolici, liberali, liberal democratici, liberal socialisti, hanno tutti elaborato il problema delle libertà. Quindi questi partiti riescono in un miracolo, se volete, però riescono a fare questo compromesso costituzionale, che è un compromesso avanzatissimo rispetto alla coscienza del paese. Il paese accetta questo compromesso perché è, quando noi parliamo di Repubblica, anzi, no, cioè, Scoppola ha scritto un libro e ha dato un titolo a questo libro che viene continuamente citato perché è un titolo reale, vero. La Repubblica che nasce nel 1948 è la Repubblica dei partiti. Questo non c'è alcun dubbio. Perché, diciamo, la fedeltà alla Costituzione, la lealtà a questo patto dei fondamenti, è una lealtà che le masse popolari danno ai partiti. Sono i partiti che diventano i garanti di questa democrazia. E questo, a mio giudizio, che sono loro. Allora, in che senso la guerra fredda, però? Cosa raffredda la guerra fredda? La guerra fredda raffredda quella che è un'educazione antifascista. Che l'antifascismo viene a quel punto identificato con le forze della sinistra, che sono ovviamente incompatibili con lo schieramento internazionale del paese. Quindi il vero vulnus del vincolo internazionale, che per tanti aspetti è un vincolo virtuoso, perché diciamo protegge da dittature totalitarie, però per un altro aspetto rende più difficile il percorso di acquisizione di una coscienza antifascista, che però avviene man mano, si fa strada. Questo noi lo verifichiamo sul fatto che quanto è scritto sulla Costituzione non viene applicato. Io faccio solo un esempio, che è il Codice Rocco. E il Codice Rocco viene finalmente cambiato, nemmeno del tutto applicato, perlomeno per quanto riguarda tutta la legislazione sulla violenza femminile, che è qualcosa che ci dovrebbe stare molto a cuore, solamente nella metà degli anni 70. Certo, direi anche un episodio sintomatico che aiuta a capire. Il preambolo, no? Nella nostra Costituzione non c'è un preambolo, ma si entra direttamente nei principi fondamentali, i primi 12 articoli. Ci fu però una discussione, alcuni costituenti, direi soprattutto di parte liberale, ma anche una parte della Democrazia Cristiana, erano ostili all'idea di immettere direttamente nell'articolato costituzionale i principi fondamentali. La sinistra, ma in questo caso specificamente Togliatti, costituente molto attivo, molto eloquente, molto presente, si opposero e formularono un argomento piuttosto forte, che cioè i preamboli vengono considerati qualcosa di estraneo rispetto al vero e proprio testo, e quindi quei principi enormi che sono sanciti lì dentro in tutti quegli articoli iniziali sarebbero stati, per così dire, messi tra parentesi come una sorta di retorica preventiva. Il modello dei preamboli era anche nelle costituzioni, per esempio delle molte costituzioni delle tre repubbliche francesi, no? A cominciare da quella del 93 e via via.
nelle quali c'erano le preamboli, la più nota forse quella di Robespierre, cosiddetta di Robespierre, cioè dell'anno primo della rivoluzione, in cui il concetto di libertà e il concetto di giustizia vengono intrecciati con una formula memorabile: la libertà è la facoltà di ognuno di disporre pienamente della propria personalità, delle proprie risorse, essa ha la sua regola nella giustizia. Questo è un cardine, poi è stato ripreso anche da Ugo Foscolo varie volte nei suoi scritti politici, ed è il succo, potremmo dire, di tutta la Costituzione italiana, ma in particolare dei principi fondamentali posti all'inizio. L'articolo 3,2, no, il compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli, eccetera. Per cui Calamandrei disse: la nostra è una Costituzione eversiva, e giocava su una parola intenzionalmente, perché sovverte un ordine precedente punitivo e iniquo, in questo senso è sovversiva. Allora, metterli dentro l'articolato direttamente significava salvarli, salvaguardarli e richiederne continuamente l'applicazione, che è stata poi la posta in gioco di tutta la storia repubblicana successiva, no? Applicare la Costituzione. Ed è giustissimo dire: il codice Rocco è stato effettivamente modificato molto tardi, perché ovviamente non perché fosse inevitabile, ma perché la Costituzione non può tradursi poi in una specifica normativa legislativa, è la premessa perché la legislazione venga modificata, e lì la resistenza delle forze conservatrici è stata fortissima e la pressione delle forze invece innovatrici e progressive è stata altrettanto decisiva, e attraverso una costante, talvolta drammatica, il contenuto della Costituzione è stato travasato man mano nel contenuto delle leggi vigenti, e quindi la libertà è diventata una persona in carne ed ossa, non soltanto un'idea. A questo però aggiungo, senza voler andare in tanti dettagli, perché la questione Guerra Fredda è fondamentalissima, è sintomatico che essa di fatto scoppi molto presto, no? Il famoso discorso di Felton, di Churchill, è addirittura del maggio del 46, quindi addirittura precede il 2 giugno 46, quando poco più di metà dell'Italia vota per la Repubblica. Già allora, se vogliamo, decolla, ma in Italia arriva più tardi, scoppia nel primavera del 47, no? E però i lavori costituzionali proseguono in una profonda concordia di intenti, che sta a significare che quella unità che si era formata in nome di una libertà vera durante i 20 mesi della guerra civile, della lotta di liberazione, è rimasta ancora in piedi nonostante tutto. Vorrei dire un esempio soltanto, credo celebre. 14 luglio del 48 c'è l'attentato a Togliatti. Oscuro episodio del quale è inutile ora soffermarci. È riduttivo dire un pazzo isolato, ma non sappiamo, si può dire nulla di veramente fondato. Scoppia una quasi insurrezione nel paese, nonostante la raccomandazione di Togliatti malmesso ad evitare di perdere la testa, come egli disse. La Camera in subbuglio, succede in Italia, morti poi dovunque, soprattutto nel centro-nord, e quando Amendola alla Camera accusa la Democrazia Cristiana di essere mandante, Adone Zoli, che era stato un dirigente democristiano della Resistenza in Toscana, dice: finché ci saremo noi, cioè la nostra generazione, nessuno sarà messo fuori legge in Italia. È anche un fatto di chi aveva direttamente partecipato a quelle vicende. Purtroppo nella politica, come in ogni aspetto della vita umana, il cambio delle generazioni è fondamentale, travalica ogni intendimento ideologico, anche il più puro, perché la nuova generazione è come i figli, no? Che devono rifare le esperienze che hanno fatto i genitori, non gli può dire: ho fatto l'esperienza al posto tuo. E purtroppo le generazioni succedutesi fino a quella nella quale noi viviamo hanno smarrito molta parte e di quello spirito unitario
e anche di quella grande idea di libertà con i suoi contenuti concreti che abbiamo fin qui descritto. Ecco, direi che con questa bellissima chiusura ci possiamo avviare ai saluti. Ovviamente, per dovere di completezza, accenno sommariamente al tema della continuità dello Stato, delle sue strutture, ma anche della mentalità. Ed è interessantissima questa lettura anche generazionale che ci dà il professor Canfor, nel senso, c'è sicuramente una continuità all'interno degli stessi protagonisti del ventennio, ma poi una continuità rinnovata, fatemi usare questa espressione un po' simorica. E quello che abbiamo imparato, credo, grazie ai nostri ospiti, insomma, quello che ho imparato io in questa conversazione è che la libertà è anche sapersi educare alla libertà. E la storia del giovane regno e poi della giovanissima Repubblica Italiana ce lo insegna benissimo, appunto. Libertà è una parola contenitore che può dire moltissime cose, anche quasi in opposizione tra di loro. Penso, faccio solo un esempio, che è anche un consiglio di lettura finale, Berlino ultimo atto, un romanzo straordinario scritto nell'immediato dopoguerra, dove c'è a un certo punto questo dialogo tra un convinto nazista giovanissimo, rimasto convinto nazista, è un disertore che invece cerca di dirgli cos'è secondo lui la libertà. E anche un nazista aveva un'idea piuttosto chiara della libertà, compresa quella di schiacciare gli altri popoli del pianeta. E, per cui grazie di averci dato questo grande insegnamento, cioè che la libertà è anche un continuo percorso, sia nella storia di una comunità che nell'autoformazione, nella formazione del singolo individuo. Per cui ringrazio tantissimo il professor Sacolarizzi e il professor Canfora, ringrazio ovviamente il circolo dei lettori, per riprendere il titolo di questo incontro: la libertà non è una parola semplice, ma credo che tutti e tutte ne abbiamo capito qualcosina in più, grazie ai nostri ospiti. Per cui buon 25 aprile a tutti e a tutte e buone libertà. Bene, grazie. Viva.